Ciao a tutti, benvenuti su Deep Becoming, io sono Daniele. Oggi voglio parlare di una revisione sistematica che è uscita circa un annetto fa, nel 2023, che si chiama Physical Performance Testing in Climbing. Cerchiamo quindi di capire inizialmente che cos'è una revisione sistematica. È uno studio scientifico che va a raccogliere quanti più studi possibili sono stati fatti e quindi pubblicati su un determinato argomento e cerca di approfondire questo argomento nel miglior modo possibile, raccogliendo appunto una grande vastità di studi e quindi un numero veramente elevato di dati per ottenere delle risposte concrete a delle domande. In questo caso la domanda era: quali sono i test fisici che hanno un'ottima correlazione con la performance arrampicatoria? Quindi, se io vado a valutare un atleta, quali test gli posso far fare per capire se è in forma, se non è in forma, se sta migliorando su alcuni aspetti chiave e quindi analizzare questi dati e valutare come proseguire gli allenamenti e valutare se questi allenamenti stanno andando bene, se stanno andando male, se dobbiamo lavorare su certi punti deboli dell'atleta o se invece abbiamo raggiunto i risultati che speravamo di ottenere. C'è stata questa revisione sistematica, hanno preso un enorme numero di studi, erano 1128 studi. Alla fine ne sono stati selezionati 156. Perché? Perché hanno cercato di eliminare tutti quegli studi che non avevano un numero statisticamente significativo di atleti al suo interno, ad esempio magari studi con 4-5 atleti solamente, hanno eliminato tutti gli studi che non c'entravano con i test specifici fisici per gli atleti di arrampicata. Alla fine, appunto, 156 studi, e all'interno di questi studi sono stati riscontrati 63 test validi che possono essere eseguiti per valutare appunto la performance arrampicatoria. Prima di iniziare a vedere nello specifico cosa dice questa revisione sistematica, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like. Una domanda che potrebbe sorgere spontanea è perché si vuole dare e si dà così tanta importanza a questi test fisici in arrampicata. In realtà questi test vengono svolti in qualsiasi sport e l'evoluzione, le prestazioni sempre più elevate, sempre migliori che si stanno riscontrando negli ultimi anni praticamente su tutti gli sport, sono frutto anche di questi test, però è fondamentale perché soltanto cercando di quantificare poi lo stato fisico e l'atletismo dell'atleta, del concorrente di gara, ma anche del semplice amatore, soltanto in questo modo possiamo capire se stiamo lavorando, ci stiamo allenando bene, se stiamo buttando via il nostro tempo, possiamo valutare se questo atleta ha bisogno di lavorare su determinati aspetti o se abbiamo e stiamo lavorando nel migliore modo e stiamo raggiungendo i nostri risultati, i nostri obiettivi. Dicevamo poco fa che sono stati selezionati 156 studi e all'interno di questi 156 studi c'erano addirittura la bellezza di 63 differenti test che possono essere eseguiti sui vari atleti di arrampicata. E qui possiamo fare già la prima considerazione, cioè c'è una totale mancanza di uniformità dei test, quindi è difficile paragonare certi test con altri test, anche se stanno andando a ricercare, ad esempio, la forza di prensione delle dita, la forza degli arti superiori, la forza del core, la flessibilità e quant'altro. Quindi tantissima confusione, tantissimi test differenti che rendono veramente molto difficile, viene sottolineato più volte in questo studio, in questa revisione sistematica, rende veramente difficile riuscire a capirci qualcosa. Si dovrà quindi il punto principale, il primo punto che salta all'occhio è che in futuro, se il mondo dell'arrampicata sportiva vuole evolvere, come stanno facendo tutti gli altri sport del mondo, la prima cosa che si dovrà fare, che dovranno fare i ricercatori, è quello di cercare di standardizzare questi test in modo tale da renderli uniformi a livello mondiale, globale, e tutti gli atleti, quando devono fare determinati test, fanno il test sempre nello stesso identico modo per ottenere dei risultati che siano confrontabili, comparabili tra di loro.
E quindi c'è una grandissima necessità di creare in futuro delle batterie di test che possano essere somministrate poi a tutti i singoli atleti. Il bello di questa revisione sistematica è che dei 63 test selezionati e studiati, analizzati in questo studio, questi 63 test sono stati poi categorizzati in macrocategorie. Ad esempio, dei 63 test sono stati presi tutti i test che avevano a che fare con l'analisi della forza, ad esempio di prensione delle dita o degli arti superiori, li hanno messi all'interno di questa cartella. Stessa cosa per quanto riguarda la resistenza, sempre di dita, arti superiori, ma anche sono stati inseriti dei test di resistenza generale, quindi diciamo cardiovascolare. Sono stati inseriti, si è creata una cartella dei test fisici di elasticità e flessibilità, ma anche sono stati selezionati, ed erano presenti nei 156 studi analizzati, dei test proprio di arrampicata sulla performance arrampicatoria. E veniamo quindi alla parte più interessante di questa revisione sistematica, cioè cerchiamo di capire di tutti questi studi, di tutti questi test che sono stati valutati, quali sono quelli che vengono considerati i test più interessanti per predire la performance arrampicatoria, cioè fondamentalmente ti eseguo una serie di test e in base ai risultati dei test ti dico: guarda, questo arrampicatore molto probabilmente potrebbe arrivare a questo grado di arrampicato, oppure questo arrampicatore è effettivamente diventato più forte potenzialmente per l'arrampicata rispetto ad esempio ad un altro atleta. E vediamo quindi la classifica dei test migliori per predire la performance arrampicatoria. Al primo posto, per quanto riguarda l'analisi e il testing della forza degli arti superiori e delle dita, della forza di prensione, c'erano ovviamente le sospensioni massimali. Fondamentalmente, come funziona? Su un attacco di dimensioni varie, tendenzialmente quella da 2 cm o da 2,5 cm, utilizzo la zavorra massima che mi consente di sospendere su questa attacca per x secondi. Normalmente, ma anche qui appunto la varietà di test era molto molto ampia, normalmente circa 5 secondi. Al secondo posto c'era sempre un test di sospensione, ma a questo punto non con braccia completamente o quasi distese come nel test di forza massimale di sospensione, ma con le braccia in bloccaggio a 90 gradi circa. Questo è stato il secondo test più predittivo. Terzo test, sempre per gli arti superiori, ovviamente le trazioni. Quindi diciamo questi erano i tre test a secco più importanti per quanto riguarda gli arti superiori e la forza delle dita. Per quanto riguarda invece i test di resistenza, sempre per gli arti superiori, quello che ne è uscito è molto carino, perché tra i test più predittivi ovviamente non poteva che esserci un test eseguito sulla parete di arrampicata, quindi boulder in circuito e arrampicata a sfinimento, a cedimento sulla treadwall. La treadwall è proprio una parete che praticamente sembra un tapis roulant, però in verticale, che proprio continua a ruotare, ha delle prese agganciate su questo rullo che continuano a girare, e quindi si può continuare praticamente ad arrampicare all'infinito. Qui in Italia non se ne vedono molti di questi attrezzi, di questi strumenti. È un po' più popolare negli Stati Uniti d'America, ma comunque è un attrezzo che costa 10-15 mila euro. Dicevo prima che sono stati eseguiti e inseriti in questo studio, sono stati analizzati anche dei test per quanto riguarda la resistenza generale, quindi quella cardiovascolare. Ovviamente il risultato qual è? Che non sono assolutamente predittivi per quanto riguarda la performance arrampicatoria. Un test di resistenza in arrampicata, non sul ciclo ergometro, ad esempio, è risultato essere veramente poco predittivo. Per quanto riguarda invece i test della flessibilità, uno dei test più interessanti è il Climbing Specific Foot Race, quindi la capacità degli arrampicatori
di flessibilità a livello dell'anca, quindi da completamente in piedi si cerca di sollevare il più alto possibile prima un piede poi l'altro. Questo è il test riassunto ai minimi termini. Un altro aspetto veramente interessante che è fuoriuscito da questo studio sono le capacità cognitive e psicologiche. La prima cosa che viene sottolineata è la difficoltà di quantificare queste capacità appunto psicologiche degli atleti, ma il secondo punto è che ne viene sottolineata assolutamente l'importanza. Quindi sappiamo che un atleta può essere fisicamente nella condizione ideale, ma poi l'arrampicata ha degli aspetti cognitivo-psicologici veramente fondamentali, che passano dal saper leggere un blocco o un tiro all'affrontare la paura dell'altezza, delle rinviate, quindi del volo, a saper mantenere e contenere lo stress oltre a una certa soglia durante le competizioni. In conclusione, sapere quali sono i test più interessanti, più utili, non può ovviamente essere che un gran vantaggio per tutti noi, per gli allenatori e per gli atleti soprattutto, ma anche per l'amatore che comunque passa del tempo ad allenarsi, e sarebbe bene sapere come allenarsi nel migliore dei modi se stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, ma soprattutto sapere come dobbiamo poi andare a personalizzare, quindi individualizzare il nostro allenamento, per appunto aumentare le nostre prestazioni. Benissimo ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!